Abbiamo il piacere di accogliere ai nostri microfoni il dottor Gianluca Bisol, presidente di Bisol Viticoltori Valdobbiadene, al quale chiediamo: quanto sono importanti le leve del marketing digitale per la promozione del vino italiano? Sicuramente il marketing digitale è una nuova frontiera che ci permette di entrare in contatto diretto con il target a cui vogliamo parlare, quindi è una grande opportunità e ritengo che sia l'ambito nel quale dovremo investire di più in futuro. Com'è stata l'esperienza con il nostro Master Food & Wine 4.0? L'esperienza col Master Food & Wine 4.0 è stata molto interessante. Anche l'anno scorso, avendo partecipato a una lezione a Verona, ho avuto modo di conoscere molti di voi e anche coinvolgerli in alcune attività durante il Vinitaly. Quindi è bello e importante per le aziende riuscire a creare questo ponte con le università, perché voi sarete il futuro e spesso, proprio partecipando a questi master, si conoscono persone con le quali poi si rimane in contatto e che a volte entrano nell'azienda e che danno un contributo straordinario. Quali sono le sfide future che il Prosecco si prepara ad affrontare? Il Prosecco è una grande opportunità di creare un'economia localizzata grazie alla regolamentazione che prevede la produzione del Prosecco solo nel Veneto e nel Friuli. È una grande opportunità per le generazioni a venire. Bisogna assolutamente intervenire su quella che è l'identificabilità del prodotto da parte del consumatore, quindi il Prosecco Superiore come leader di questo ambito grande del Prosecco, quasi 600 milioni di bottiglie oggi. Ogni 6 bottiglie di Prosecco oggi solo una proviene dalla zona storica e questa è quella che trascina tutte le altre, perché dobbiamo metterci costantemente nei panni del consumatore, che ogni giorno deve avere semplicità nell'identificare le diverse categorie del Prosecco. Quindi, come dicevamo, quella bottiglia ogni 6 di Prosecco Superiore o quella bottiglia ogni 600 di Cartizze, che è la migliore espressione di questo mondo del Prosecco.